Benvenuti amici del canale, in questo nuovo video oggi cambieremo il pomello completo di cordicetta e tasto per la retromarcia sulla Opel Astra. Esatto ragazzi, Opel Astra H e cambiamo il pomello. Vediamo come fare, speriamo di riuscirci perché il nostro si è rotto. L'abbiamo ordinato nuovo, è arrivato, lo dobbiamo montare. Andiamo subito alla macchina e andiamo a vedere come si fa. Video! Ed ecco qui il ricambio da sostituire ragazzi, il fantastico pomello della Opel con il relativo tasto della retromarcia che praticamente va ad agganciare questo pezzo e fa sì di poter inserire la retromarcia. È solamente inserito a pressione all'interno di questo pomello qui e dovremo però poi vedere di riuscire poi che la retromarcia funzioni bene. Vediamo se siamo in grado di fare questo lavoro, ragazzi. Noi ci mettiamo e lo facciamo, dai. Altrimenti non è che abbiamo molte alternative, quindi deve per forza andare bene. Ecco qua il pomello praticamente sull'Opel è esploso. Capita spesso sulle Opel che succede questa cosa su questo tipo di pomello. Ragazzi, è plastica, cosa volete farci? Allora mettiamo la freno a mano, togliamo la marcia, togliamo esattamente subito questo pannellino qua che in teoria basta solamente alzarlo. Esatto. Vedete, si alza, lo tiriamo verso indietro e questo lo togliamo, lo mettiamo da parte. Avrebbe questi incastri, ma nel nostro caso non è proprio il massimo. Qui troviamo la presa OBD2, eccola qua, per fare la diagnosi. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzare la cornicetta, esattamente questa cornicetta qua, dalla sua sede. Utilizziamo il nostro cacciavite e cerchiamo di non graffiare il bordo. Come faremo? O utilizziamo, diciamo, uno straccio o mettiamo un po' di nastro adesivo. Io provo con il nastro adesivo. Nastro adesivo applicato, quello semplicemente dall'elettricista, ragazzi, ed anche quello economico. Prendiamo il nostro cacciavite e proviamo a fare un po' di leva. Esattamente, cerchiamo di scardinarla. Eccolo qua. Bene, e qui ci siamo. Diamo un'occhiata al sistema dell'Opel della retromarcia, esattamente questo pezzo qua che va ad agganciare là sotto. Esatto, ragazzi. Guardiamo un attimo di inserire, vedere la retromarcia. Esatto, lui va a lavorare qui, va a lavorare su questa slitta, esattamente questa, ma prendo una luce, un faretto, vi faccio vedere meglio. Ecco qua. Vedete, allora quando noi andiamo a tirare in su il tasto, libera lo sgancio e possiamo praticamente andare a fare la retromarcia, altrimenti ne saremo impediti. Benissimo, come fare adesso a liberare tutto questo blocco qua? È abbastanza semplice, basta che tiriamo verso l'alto con molta forza. È solamente incastrato, quindi dobbiamo tirare. Vediamo di riuscirci, altrimenti potremo forare tutto il pomello lungo questo lato qua con un trapano in modo da aprirlo. Proverò al limite anche a togliere il nastro che avevo messo per tenerlo assieme. 12 seconds later. In questo momento vedete se tirate troppo cosa succede? Vi resta in mano tutto. Qui mi ammazzano, ragazzi. Letteralmente mi fucilano. Esatto. Va bene, risolviamo il problema. Beh, comunque è solo scivolato fuori dall'incastro perché è strapieno di grasso. Quindi ottimo, lo metto in morsa e così faccio il lavoro più comodamente. In questo momento, allora, l'ho messo in morsa qui, sto martellando qui e sta uscendo. Non ho rotto niente, non preoccupatevi. Un attimo di freddo alla schiena quando mi è rimasto in mano tutto, ma non vi preoccupate, è più che normale, succedono queste cose. E quindi martelliamo qua e deve uscire. Ecco qua, è uscito benissimo. Lo mettiamo esattamente come deve andare. E lo liberiamo, però bisogna stare attenti a non girare la leva perché dobbiamo rimontarla come era prima. Ok, così non la muoviamo. Mi sono già preparato il pezzo come deve andare. Un attimo, lo rifissiamo un secondo. Ok, esattamente deve andare così. Perfetto, allora questo pezzo qui, esattamente questo, deve slittare all'interno di questo meccanismo. Ok ragazzi, non so se si vede, comunque allora è più semplice fare così. Tiriamo tutto indietro, prendiamo il nostro pezzo,
lo facciamo passare, quindi già vedete che entra. Spingiamo solo un po', poi spingiamo dopo il resto. Bene. Ok, quindi la leva l'abbiamo montata. Facciamo una prova qui. Ok, qui funziona, vedete, perfetto. Quindi ci siamo. Vado a rimontare la leva, vedete quanto grasso c'è. Tutto questo sistema di sfera, nodo, eccetera, praticamente è tenuto da due clip esattamente da qui e qui, e tirando molto forte, ragazzi, levate la leva. Ritorniamo in macchina, vediamo se facciamo altri danni adesso. Allora, devo rincastrarla là in fondo, esattamente lì, vedete com'è fatto. È un bel po' di plastiche, cose varie, e lo faccio e poi vi aggiorno. One eternity later. Ecco qua, ragazzi, l'ho reinserito. Dovete sentire se vi capita. Spero di no, ragazzi, perché in teoria non dovrebbe capitare, ma a me è capitato che si è sganciato da là sotto, perché è tutto pieno di grasso bianco e quindi probabilmente tirando troppo io ho un bel po' di forza sulle braccia e sono riuscito a levare tutto senza rompere, per fortuna. Quando l'ho reinserito dovete sentire il clac forte, che la sfera si è inserita esattamente qui e si è inserita sulla slitta sotto. Adesso facciamo una prova di inserimento della retromarcia, vediamo se riusciamo. Ok, qui è a posto. Allora mettiamo la retro, scusate. Ok, questa è la retromarcia ed è inserita, perfetto. Mettiamo la prima, perfetto. Seconda, ok. Terza, quarta e quinta. Ok, ragazzi, perfetto, benissimo, benissimo. Vediamo la cornicetta e ho finito. La cornicetta basta solo incastrarla e abbiamo finito. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Allora, problema: le cuciture della nuova cuffia, quando andate a agganciare praticamente il clippettino, quello sotto, esattamente, vi faccio vedere, tiriamolo su, esattamente il clippettino, questo qua bianco, adesso qua non si vede. Cosa succede? La cucitura che è qui in mezzo, esattamente proprio questa, va a intralciare la discesa del pulsante, anche montando la molla leggermente più dura data in dotazione con il pomello. E quindi come si fa? Niente, ragazzi, bisogna montare praticamente la cuffietta leggermente spostata. Quindi la separate, la montate leggermente spostata fuori dalla cucitura centrale, in modo che il tasto non batta sulla cucitura, altrimenti poi non vi scende e tende a incastrare tutta la leva e c'è veramente da impazzire. Ci ho perso tipo mezz'ora. Quindi il segreto è un po' quello. Adesso richiudo il cassettino qua, mi sono assicurato che sia tutto perfetto, che la discesa avvenga. Ok, vedete che la discesa avvenga, vada pure ad innestare la retro oppure non vada ad innestare la retro. Ragazzi, se no ci vorrebbe ricambio completamente originale, però comunque ha la cucitura in mezzo, quindi non escludo che anche l'originale nella chiusura della cuffia ci siano questi tipi di problemi. Ragazzi, chiudiamo la puntata qui, e se avete bisogno di qualche consiglio ve lo posso dare tranquillamente. Non sono un esperto di questo tipo di attrezzo, però avete visto che ho rimontato un po' tutto, vi faccio vedere come viene e abbiamo finito. Ed eccolo qui come è venuto, ragazzi, però vi consiglio a questo punto il ricambio originale, perché diciamo la verità, questi ricambi non originali fanno abbastanza schifo. Ragazzi, facevo prima tirare giù il cambio della macchina che sistemare il pulsante qui e anche la cornice qua dovrei rimontare quello originale, ma veramente non c'ho voglia di smontarlo un'altra volta, lo lasciamo così, tanto dura quel che dura, poi lo cambieremo un'altra volta. Vi consiglio i ricambi originali su questi pezzi abbastanza sensibili e di precisione, che vanno su negli interni, non lesinate su questa cosa, perché poi se no fate la fine mia e vi passate mezzo pomeriggio a dover sistemare il pulsantone qua, incastrare, guardare che funzionano le leve, tutta questa roba qua. Invece prendete l'originale, 3 secondi lo montate e avete finito. Bene, ragazzi, chiudiamo la puntata. Bene, ragazzi, chiudiamo la puntata qui. Avete visto come cambiare il pomello e non fare il mio stesso errore. Ragazzi, non comprate ricambi non originali per le parti interne della macchina dell'Opel, perché non coincidono e vi trovate male. Ed è un consiglio veramente spassionato, perché potrei invece averlo fatto vedere che lo montavo in 2 secondi e poi era tutto a posto, ma così non è, poi vi trovate male
e poi potevate dire: ma che cavolo, il video ha fatto questo, ma come ha fatto? E invece è così, la verità dietro qualche video è questa. Quindi ragazzi, vedete, la cornice sembra uguale ma non è uguale esattamente. Vi faccio vedere dove, in questo punto qua, in questo punto qua, questa è leggermente più curva, l'altra è più dritta, quindi non ci entra ed è incastrata malamente, quindi dovrò levare tutte queste graffettine che sono qua dietro, non so se le vedete, e dovrò fare lo scambio di cornice, non oggi perché veramente sono provato da questa cosa. Questa è la qualità di questa macchina, ragazzi, il mio parere, Honda Civic tutta la vita. Questi erano i pezzi che erano all'interno della scatola, ma ho utilizzato i suoi originali perché avevano le stesse misure, guardate tutti i pezzi. Però il tasto si incastrava perché comunque la cucitura casca proprio lì in mezzo. Questa è la molla originale del tasto, ho utilizzato una più lunga per far sì che non si incastri in nessun caso, perché questa era la sua originale, però con quel pomello lì, quella modifica lì, questa molla continuava un po' a incastrarsi, quindi ho rismontato tutto, ho montato una molla leggermente più lunga che era fornita con questo bit, quindi ho fatto un po' un misto. Bene, da qui è tutto, alla prossima, a presto da RigType, è tutto, a presto ragazzi, ciao, buona estate, non comprate questi ricambi cinesi, ciao, prendete gli originali.